amici di canale caccia.tv, siamo a Caccia Village, sono con Stefano Pedersoli. Sei venuto tante volte, ma quest'anno la Davide Pedersoli, li inverto sempre Davide e Stefano, è qui con uno stand ufficiale. Tanta gente ce l'aspettavamo, Stefano, lo dicevamo già a Verona. Ma soprattutto che passione! Già da ieri, già dalle prime ore di fiera, si è capito che sarebbe stata una gran fiera e infatti io non so più la voce, il problema sarà domani. Però c'è anche oggi pomeriggio, la gente gira anche di pomeriggio. Però bello davvero, tanto interesse, tanta gente che viene e ti conosce. Se vogliamo anche frutto delle esperienze passate qua al Caccia Village, siamo contenti. Certo. Senti, mi avevi promesso che saresti arrivato con i tuoi leva, perché qui è terra di cinghiali, è terra di gente che ha una passione incredibile e basta vedere che il gusto di vedere i cacciatori che stanno giù a tirare la leva e tirano su, cioè, è unica la cosa. Sì, allora, ovviamente tu sai che il nostro core business sono le armi storiche, però di fatto con le armi a leva moderne siamo arrivati ad avvicinare veramente il cacciatore, specialmente il cacciatore di queste parti, e stiamo avendo sì un ottimo riscontro, tanta gente che vuole provare la leva è affascinante come sappiamo e siamo veramente contenti. È un mix appeal tra quello che è la tua tradizione, e rivolgersi verso il futuro, perché chi è che sa ricostruire quelle armi meravigliose ne sa costruire di altrettante belle, con un'interpretazione moderna, sempre con un occhio rivolto al passato, all'esperienza, a quello che Pedersoli esprime a livello mondiale, caro Stefano. Sì, dai, a livello meccanico non ci siamo inventati nulla, perché questa è la meccanica di Browning, una meccanica realmente forte, funzionante e che ha ragione d'essere ancora oggi, sulla quale abbiamo costruito, diciamo così, in logica moderna, un prodotto che sicuramente può essere utilizzato anche nel 2022. Sì. Bene, allora io mi sono più volte ripromesso, ci siamo già visti in azienda da te, ma adesso che è passato speriamo che ci siamo buttati alle spalle questo periodo disgraziato, e la presenza di tanti amici cacciatori qui lo testimonia. Verrò a trovarti di nuovo in azienda, così ci facciamo una bella chiacchierata sul mondo Pedersoli, ciò che è Pedersoli, che era e ciò che sarà anche Pedersoli. E io vi aspetto. Perché è un segno di tradizione e di continuità egregiamente interpretato da te. Ormai tuo padre ti ha lasciato le redini. Cioè, no, ma quando... è sempre qua, né? Lo so, non molla mica. Assolutamente no. Più assoluta. Non deve farlo. Non mi deve lasciare da solo. Dopo io cerco di fare del mio meglio, dai. Mi sembra che è in buone mani l'azienda, assolutamente. Bene, ricordiamo il sito internet dove possono andare a visualizzare tutti i prodotti. È la davidepedersoli.com, dove vedono tutto il nostro catalogo, e c'è anche lo shop della Davide Pedersoli, dove è possibile vedere il listino prezzi e già pensare ad un acquisto online, ovviamente poi con consegna dell'arma sull'armeria. Sì, e non solo, ma trovano anche tutto quanto il ricco catalogo per quello che riguarda anche l'aspetto degli accessori delle armi storiche. A breve avremo anche il tuo catalogo su cataloghicaccia.it, perché lo dobbiamo rinnovare. Hai ricevuto migliaia di download. Siamo tra i pochi che continua a parlare di avancarica, perché a noi questo tuo mondo ci affascina e quindi continueremo a dare visibilità e spazio anche a questo. Ma queste armi che avete tirato fuori sono veramente meravigliose, guarda, veramente complimenti, perché hanno un fascino tutto loro. Grazie mille. Ti lascio agli amici appassionati, se no mi picchiano. Va bene. Ciao, grazie. Ciao.